e do Governo dos países do sul da Europa, neste percurso que temos vindo a percorrer desde Atenas, para preparar a cimeira da próxima semana em Malta e a cimeira de Roma, onde em março celebraremos os 60 anos da grande contribuição que a União Europeia tem dado para a paz, para a prosperidade e para o bem-estar do nosso continente. Neste tempo de muitas incertezas a nível mundial, é absolutamente essencial termos uma União Europeia mais forte e mais unida em torno dos seus valores da democracia, das suas quatro liberdades e do comércio livre a nível mundial. Nós, para fortalecermos a União Europeia, temos de dar respostas concretas, che rafforzino la fiducia dei cittadini nella capacità dell'Unione di dare risposte a quelli che sono i suoi anseios principali. Trovare una risposta ancora una volta alle sue principali ambizioni. Tre sono i settori principali: la crescita, l'occupazione e la convergenza, la sicurezza interna ed esterna e la gestione delle migrazioni. Quanto alla gestione delle migrazioni, per quest'ultimo punto, è necessaria un'azione tripla nella cooperazione con i paesi del Mediterraneo e con i paesi africani, tenendo in vista il suo sviluppo, la democrazia e la paz, la democrazia, la pace, per attaccare le raíz, poter attaccare alle radici le cause profonde dei flussi migratori. In secondo lugar, un'azione congiunta per la difesa e la gestione delle nostre frontiere esterne comuni, condizione essenziale per che possiamo avere una frontiera esterna sicura e nessuna barriera alla libertà di circolazione dentro lo spazio dell'Unione. E finalmente, a partilha solidaria e poi una condivisione solidale delle responsabilità che tutti dobbiamo assumere, garantia della protezione internazionale a tutti quelli per tutti coloro che cercano in Europa la sicurezza che hanno diritto di ottenere. No che dice rispetto alla sicurezza, l'Europa deve essere una forza credibile di pace, un garante fiabile della sicurezza di tutti i suoi cittadini. También, dal punto di vista della sicurezza interna, è necessario sviluppare tutti i meccanismi di cooperazione, di polizia giudiziaria, tenendo in vista di rafforzare le condizioni di lotta al terrorismo, ma è anche un tempo di agirmi conjuntamente, anche un momento di agire tutti insieme per prevenire le cause della radicalizzazione, segnalamente mobilizzando le autorità regionali e locali, regionali, termos maior integração per avere una maggiore integrazione sociale, meno radicalizzazione e maggiore sicurezza per tutti noi. Ma per termos una Europa forte e sicura, per un'Europa forte e sicura, un'Europa che possa concentrarsi sui nuove sfide della sicurezza interna ed esterna. Per quanto riguarda le migrazioni, dobbiamo avere un nuovo ciclo di convergenza economica e sociale per diminuire le asimmetrie, rafforzi la convergenza e maggior crescimento, di avere una maggior impresa, e maggior posti di lavoro, migliori prospettive per il futuro, per le nuove generazioni, soprattutto per le nuove generazioni. Un miglior coordinamento delle politiche di bilancio e delle politiche orzamentali con le politiche del Banco Centrale Europeo. Con la politica della Banca Centrale Europea sono essenziali, sono condizioni sine qua non per la crescita e l'occupazione. Dovremmo ter completare il mercato interno. Poter completare il mercato interno, soprattutto il mercato energia e il mercato dell'energia e il mercato digitale. A União Económica concludere e la Unione Economica e Monetaria, migliorando risco, i meccanismi di prevenzione del rischio, bancaria, soprattutto nel campo bancario, dei meccanismi che facciano fronte agli shock asimmetrici, soprattutto nel mercato del lavoro, dotare la zona euro di una capacità di bilancio che consenta di appoggiare una maggiore convergenza fra le nostre economie. E per fin, appoggiare la concretizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali, di modo a avere un'Europa che si basi non solo sull'economia prospera, ma anche sul modello sociale. È stata una delle chiavi della nostra capacità di affermazione a livello globale. La volontà che tutti in comune affermiamo abbiamo affermato la volontà di lavorare
lavorare sì, insieme, ma anche e soprattutto con tutti 20, gli altri 21 Stati membri dell'Unione Europea, in vista dare un messaggio per poter inviare un messaggio molto noi chiaro. Acreditiamo noi crediamo nell'Europa, noi stiamo agradeciti. Siamo che l'Europa tem feito all'Europa pela paz, quanto questa ha fatto per la pace, la prosperità, il benessere, e crediamo che con un'Europa più forte, più unita, potremo trovare una risposta efficace ai nostri cittadini e affermare il contributo unico dell'Europa. Atlantica, la sua difesa, un'Europa che deve integrarsi con cooperazioni differenziate tra i paesi secondo la loro volontà, un'Europa che deve essere più prospera, che deve preoccuparsi di più dei progressi di tutti. Ecco perché abbiamo voluto che per il 60° anniversario del trattato potessimo stabilire un ruolino di marcia, una strategia che deve dare all'Europa la fiducia, che deve prima di tutto offrire a se stessa, prima di chiedersi come deve discutere con gli altri. Insieme, fra di noi, dobbiamo definire quello che noi vogliamo fare dell'Unione Europea. Qui sono rappresentati dei paesi che da cinque anni fa vivevano gravi difficoltà economiche, la crisi della zona euro. Tutti questi paesi hanno fatto grossi sforzi, hanno avviato delle riforme, hanno messo a posto una buona parte dei loro conti, si trovano in una condizione economica molto migliore di quanto non fosse 5 anni fa. Ma questa tappa non basta, bisogna aprirne un'altra, quella della convergenza delle politiche economiche, del coordinamento di queste politiche intorno al tema della crescita e dell'occupazione. Quelle che devono essere le industrie di domani, le nuove tecnologie, il digitale, la transizione energetica. È tutto ciò che dovremo parlare durante l'importante vertice di Roma, importante per ricordare la costruzione dell'Europa, ma anche e soprattutto per pensare al futuro, che cosa deve mobilitare i popoli per l'Unione Europea nel momento stesso in cui esistono tentativi o tentazioni di divisioni o minacce che vengono dall'interno o dall'esterno. È vero che ci troviamo davanti a sfide che siamo obbligati ad affrontare,
sfide di tipo relativo alla sicurezza, guerra alle frontiere, terrorismo, la sfida climatica, e abbiamo sotto degli obblighi che dobbiamo rispettare, ci sono le sfide dovute all'immigrazione, perché dobbiamo avere un rapporto privilegiato con l'Africa. E poi c'è un'altra sfida. Si tratta di vedere se possiamo definire una politica estera straniera, una politica estera, mi scuso, comune per affrontare il resto del mondo. Dobbiamo avere un dialogo molto deciso con la nuova amministrazione americana, che ha dimostrato di voler risolvere i problemi che noi tutti noi conosciamo. Ho parlato della crisi del Medio Oriente, ho evocato il problema dell'Ucraina, i problemi relativi al terrorismo, l'attuazione dell'accordo sul clima e i temi commerciali. Siamo un continente che è sempre stato aperto, pur fissando delle regole, che vuole sempre avere dei rapporti con gli altri fondati su principi e grandi negoziati. Siamo un continente che è sorto non contro gli altri, ma per noi e per il mondo, per noi stessi, per assicurare il nostro proprio benessere comune e per il mondo, per esprimere i valori di democrazia, di pace. Il protezionismo non fa parte del nostro DNA europeo. Et donc nous devons là-dessus être clairs. Et qui dobbiamo essere molto chiari. Ouvrir dans n'importe quelle condition. Non vogliamo aprire i nostri mercati a qualsiasi condizione. No, le nostre produzioni devono essere sostenute. Lottiamo contro il dumping, l'abbiamo già mostrato relativamente ad alcune produzioni anche provenienti dalla Cina, ma noi vogliamo delle relazioni commerciali equilibrate. Questo è il senso di quello che potremmo apportare nel dialogo con gli Stati Uniti e con la nuova amministrazione americana. C'est l'enjeu de Rome. Ma la posta in gioco di Roma, in primo luogo, è proprio questa: far sì che Europa abbia fiducia nel proprio futuro e dia fiducia ai popoli. Quindi bisogna essere chiari sulle sue priorità. Presidente della Repubblica di Cipro. Prima di tutto vorrei ringraziare calorosamente il mio amico Antonio Costa per l'organizzazione eccellente di questo vertice e per l'ospitalità favolosa. Durante questa riunione c'è stato un dibattito approfondito relativo ai problemi che avevamo affrontato e le sfide che l'Europa deve, a cui l'Europa deve far fronte, e soprattutto noi paesi del sud. Abbiamo discusso tutta una serie di problemi e volevo dire quanto sì. Noi abbiamo bisogno di concretizzare le dichiarazioni già fatte perché l'Europa riconquisti la fiducia dei nostri popoli. Se il populismo guadagna terreno è dovuto al fatto che spesso ci atteniamo solo a dichiarazioni. Καλύτερη συνταγή έτσι ώστε να αποκτήσουμε ή να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας. Fra poco a Malta lavoreremo di nuovo insieme, poi a Roma per recuperare la nostra affidabilità, per prendere misure concrete di lotta alle disoccupazioni che corrispondano alle necessità dei giovani e alla necessità di creare condizioni propizie all'investimento e condizioni di sicurezza interna ed esterna per avere in generale un'Europa che corrisponda alla visione e al sogno di tutti. Volevo ringraziare calorosamente per la comprensione che l'Unione Europea
Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω και τους... Και ho offerto, soprattutto i paesi qui presenti, per la situazione di Cipro. Ho informato i capi di governo presenti in questo vertice di quello che sono i passi avanti nei negoziati. Sono ancora dei problemi che sussistono, che devono essere affrontati. Io volevo ringraziare ancora una volta calorosamente l'appoggio che ci è stato offerto. Perché ci siamo veramente dei progressi e bisogna crearne anche le condizioni che devono consentire a tutti i cittadini di Cipro, greci ciprioti, turchi ciprioti, di vivere in pace e prosperità. Grazie. Il primo ministro del Regno di Spagna. Buongiorno signore e signori, grazie per la vostra presenza a questa riunione. Volevo cominciare il mio intervento ringraziando il primo ministro portoghese Antonio Costa per aver organizzato questa riunione. È stata una riunione utile. Sicuramente proficua per tutti noi. Io organizzerò la prossima a Madrid in aprile, come ha detto il Presidente Hollande nel suo intervento, un gruppo di paesi che si riuniscono in modo informale, non c'è altro obiettivo a parte il benessere dell'insieme dei cittadini che compongono tutta l'Unione Europea. Sarò breve. Volevo fare riferimento solo a due punti importanti. Come sapete, prossimamente ci sarà il vertice di Malta. Dopo ci sarà il vertice a Roma il 25 marzo, quando commemoreremo il 60° anniversario del Trattato di Roma. Faremo due cose fondamentalmente. In primo luogo un bilancio, segheremo un bilancio di quello che è avvenuto negli ultimi anni in Europa. E poi, la cosa più importante, più interessante, parleremo del futuro. Per il bilancio volevo dirvi una cosa. È normale che fuori e dentro dell'Europa molti critichino le politiche degli europei, molte persone sono dure con le posizioni che qui vengono sostenute, però dobbiamo rivendicare quella che è stata l'Unione Europea in questi anni e quello che è ora. L'Europa continua ad essere regione del mondo con un livello di democrazia e diritti umani più alto del mondo. È la regione con maggior livello di benessere e di progresso. L'Europa ha un sistema di benessere che non esiste in nessun'altra parte del mondo: pensioni pubbliche, sanità pubblica, istruzione pubblica, servizi sociali. L'Europa è la prima potenza commerciale, è la prima potenza economica del mondo. È un posto dove tutti vogliono andare, e tranne l'ultima eccezione che voi conoscete, nessuno se ne vuole andare. Ebbene, è un momento in cui tutti gli europei devono difendere quello che è nostro, la nostra vita, il luogo in cui stiamo e in cui abbiamo la volontà di continuare a vivere. La regione del mondo, sottolineo ancora meglio, col maggior livello di democrazia, di progresso, di benessere, di civiltà e diritti dell'uomo. In secondo luogo volevo parlare del futuro d'Europa. Sicuramente a Roma dovremo continuare a occuparci dei problemi reali delle persone, a Roma e dopo Roma. Questo è il compito dei governi, ma dovremo continuare ad andare avanti con l'integrazione europea. Le grandi priorità per i prossimi anni sono sicuramente il problema dei profughi, il problema dell'immigrazione per motivi economici, la lotta contro il terrorismo che ci ha colpito duramente negli ultimi tempi, la politica di difesa, la politica estera e soprattutto la crescita economica e l'occupazione, perché questo ci permetterà di avere, di mantenere gli elementi così singolari che noi abbiamo, cioè lo stato del benessere, l'attenzione alle persone. Noi cercheremo di lottare per delle politiche economiche che ci consentano di investire di più, soprattutto per lottare contro la disoccupazione giovanile, che è uno dei problemi più importanti che esiste in molti paesi europei, fra l'altro nel mio. E avremo delle politiche commerciali più libere, perché il commercio sicuramente genera crescita, ricchezza, benessere, occupazione ed è il primo antidoto contro la povertà. E vogliamo anche fare dei passi avanti nell'Unione del mercato europeo.
oltre a cercare di risolvere i problemi reali, affrontandoli, l'Europa deve inviare un messaggio di unità che esiste e un messaggio che possa creare una volontà di integrazione per il futuro, continuare ad approfondire il mercato unico, cominciare a parlare dell'unione fiscale e sempre di più cercare di aumentare l'unione fra tutti i paesi europei. È un messaggio che darà certezza e soddisferà la volontà dei 27 che formano l'Unione Europea più la Gran Bretagna. Questo sarà lo spazio più importante, così com'è, per il benessere e il progresso e il rispetto degli esseri umani. Grazie. Primo ministro della Grecia. Grazie, volevo in primo luogo ringraziare il primo ministro portoghese Antonio Costa per la sua ospitalità in questo secondo vertice dei paesi del sud Europa. Volevo esprimere la mia soddisfazione per il fatto che questa riunione, questa intesa dei paesi del sud Europa, anche se è arrivato un po' tardi, esiste e ha un futuro, di una prospettiva, perché il sud dell'Europa non può essere perché povero d'Europa. Anzi, l'Unione Europea e l'Europa nella sua globalità hanno bisogno del sud, την κοινωνική της συνοχή, την ενότητά της και να ξαναβρει το κοινωνικό της πρόσωπο. Η Ευρώπη έχει ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο προκειμένου να προχωρήσει σε μια αποτελεσματική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών. Η Ευρώπη έχει επίσης ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο για να ενισχύσει τον διεθνή και περιφερειακό της ρόλο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να επισημάνω, συμφωνώ με τους προαλήσαντες, ακούστηκαν σήμερα, συζητήσαμε όλη την γκάμα και όλο το βάθος των μεγάλων ζητημάτων που απασχολούν σήμερα στην Ευρώπη. Abbiamo trattato tutta una serie di temi, di problemi per l'Europa. Volevo sottolineare due elementi. Siamo arrivati ad un accordo per quanto riguarda la necessità di rafforzare gli sforzi perché l'Unione Europea torni ad essere un'idea e una visione. Una visione che possa ispirare i popoli europei. Για την Ευρώπη και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε για μια καλύτερη Ευρώπη στο μέλλον και ταυτόχρονα le parole non bastano, sono necessari degli atti, delle azioni per avere una migliore Europa in futuro. Για να υπερασπιστούμε την κοινή αξία e abbiamo deciso anche di rafforzare i nostri sforzi per sottolineare l'importanza della solidarietà su cui è stato costruito tutto il progetto dell'Unione Europea. Quindi tra tutti i paesi dell'Unione, ma solidarietà che deve anche cominciare da tutti noi che oggi per la seconda volta ci siamo ritrovati seduti intorno al tavolo. Fra pochi mesi ci ritroveremo a Madrid. Τις προσπάθειες των χωρών του Νότου για να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών της μεταναστευτικής δουλειάς και την προσφυγική κρίση. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Νίκο Αναστασιάδη για δίκαιη και βιώσιμη λύση. Sosteniamo gli sforzi di Nico Anastasiadis. Στηρίζουμε τις προσπάθειες όλων των κρατών και κυβερνήσεων προκειμένου να επαναφέρουν την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης των Ευρωπαϊκών Νότων, που τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί όσο κανείς άλλος από την οικονομική κρίση. Perché si accresca la coesione sociale nei paesi sud-Europa che sono stati duramente colpiti dall'ultima crisi. La Grecia ha bisogno μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και με σεβασμό στους κανόνες και στις αξίες που απορρέουν από τις δημοκρατικές αρχές και το σύνταγμα της χώρας. E i valori και αυτό είναι
Συνολικά ένα μήνυμα, μήνυμα δηλαδή της αλληλεγγύης μεταξύ μας, ένα μήνυμα που απομονώνει όσους έχουν είτε παράλογες απαιτήσεις ή επιδιώξεις, που στο τέλος, στο βάθος, θα έλεγα ότι μπορεί να αποβλέπει και σε διαρρέσεις και σε διαφάσεις. Che invece mirano ad un isolamento e che può solo portare solo divisione e frattura. L'Europa oggi ha bisogno di unità, bisogna essere determinati per andare avanti per tutto vantaggio dei nostri popoli. Repubblica Italiana. Sì, credo che dalla riunione di oggi venga un messaggio comune, un messaggio di speranza. È molto importante che sia un messaggio comune, ringrazio per questo Antonio Costa dell'invito che segue l'iniziativa presa ad Atene e che avrà un seguito a Madrid, perché attorno al nostro tavolo abbiamo registrato tra i paesi dell'Europa mediterranea una convergenza molto importante, rilevante sulle questioni che abbiamo affrontato. E questo nucleo di paesi dell'Europa del Sud, dell'Europa mediterranea, è un nucleo di paesi molto importante. Rappresenta forse qualcosa come il 40% della popolazione europea. Ne fanno parte paesi promotori dell'Unione. E sappiamo tutti quanto, in fondo, nella civiltà del Mediterraneo abbiano radici tante delle nostre storie e dei nostri percorsi comuni. Quindi il primo punto, a mio avviso, è registrare la convergenza sui temi che abbiamo trattato all'ordine del giorno tra questi 7 paesi. Dicevo, con un messaggio di fiducia e di speranza, come hanno detto altri colleghi, fiducia innanzitutto in quello che siamo, che rappresentiamo, che l'Unione Europea ha raggiunto in questi 60 anni. Tutti abbiamo in mente il 25 marzo, anche se prima ci saranno molti altri appuntamenti, tra cui il vertice importante a Malta, il 25 marzo come un momento non di celebrazione, ma di sintesi di quello che l'Europa ha rappresentato in questi 60 anni e di quello che rappresenta nel mondo di oggi. Vedete, quando si parla dell'Europa e dell'Unione Europea come il luogo della pace, del superamento delle dittature, della libertà, della società aperta, dei diritti, della protezione sociale, forse si parla di cose che qualche tempo fa avremmo potuto considerare banali o scontate. Non lo sono. Viviamo in tempi difficili nei quali riaffermare i risultati e i valori dell'Unione Europea ha una straordinaria importanza di attualità. E poi c'è un messaggio di speranza che dice che non è necessario che il 2017 sia, come spesso lo abbiamo un po' vissuto, un anno di crisi per l'Unione Europea o quantomeno un anno di rinvio, un anno di attesa. Il mondo non aspetta, le crisi che ci interpellano non aspettano e quindi l'impegno dei nostri 7 paesi è quello di utilizzare i prossimi appuntamenti e in primo luogo quello del 25 marzo a Roma per cercare di disegnare qui la speranza, una prospettiva per l'Europa del futuro. Questa prospettiva si basa innanzitutto su il modo in cui riusciamo a rispondere a 3 grandi questioni: la domanda di sicurezza dei nostri concittadini e la capacità dell'Unione Europea di proiettarsi in termini di sicurezza nel mondo che ci circonda. Abbiamo fatto dei passi in avanti, possiamo farne di ulteriori anche con forme di cooperazione rafforzata. In secondo luogo, il tema dei flussi migratori, su cui forse nessuno più dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo sa quanto la questione
sia importante e quanto per affrontarla si tratti ciascuno di assumersi un pezzo di responsabilità. Non può essere un problema lasciato a questo o a quel paese. Bisogna fare dei passi in avanti con l'Africa, in Libia, nella divisione delle responsabilità a livello europeo. Ne parleremo a Malta. E infine la terza dimensione di questa speranza è quella di un'Unione Europea che con più decisione, con più convinzione, sia in grado di accompagnare il percorso di crescita degli Stati membri. Noi veniamo da anni molto difficili delle economie di molti paesi europei, abbiamo ripreso un percorso di crescita più o meno forte a seconda dei diversi paesi. Questo e non chissà quando è il momento questa crescita di accompagnare con politiche di sostegno agli investimenti e al lavoro, con passi avanti nell'unione bancaria e nella convergenza tra i diversi paesi, con un'interpretazione intelligente e favorevole alla crescita delle nostre regole. Credo che dall'incontro di oggi possa venire, non solo per i 7 paesi mediterranei, ma per l'intera Unione Europea, un messaggio positivo che mi auguro nei prossimi vertici, e in particolare a Roma a fine marzo, riusciremo a rendere più forte e condiviso in tutta l'Unione. Grazie. The march in Rome. This is a message that we're... of the European Union.